Miro, ci racconti la sensazione di questa serata, che è l'ultima tua a Roma? Che ho tirato rigore. Quella è la notizia. No, è stato veramente bello. Abbiamo giocato male, non abbiamo fatto quello che abbiamo allenato, ma un punto di emozione, tutto è stata veramente bella. Però il risultato era relativo, no? Tutta la gente che ti spingeva, che voleva soltanto te, insomma. È vero, sono mancati 3 punti, che forse erano la ciliegina sulla torta, e non sei riuscito a battere Pandev. Sì, ma quello ho già detto 2 settimane fa, che non posso essere dappertutto avanti. No, pure conosco lui, è un grande giocatore. Sicuramente ha fatto lo stesso alla Lazio. Miro, non credo per vittorie, perché comunque con il Bayern hai vinto tantissimo, però per sensazioni, emozioni, la Lazio è la squadra più importante della tua carriera? No, importante direi il Bayern, perché lì ho imparato veramente tantissimo, pure gli ultimi 2 anni quando non ho giocato tanto, ma Lazio rimane sempre dentro il cuore mio, perché quello caldo che mi hanno dato i tifosi rimarrà. Hai detto i gol più belli, quelli del derby, quelli alla Roma comunque. Sì. No, il primo derby che ho segnato ultimo minuto, quello veramente emozionato. Senti, la gente, oltre a considerarti un grande campione, ti ha sempre considerato anche una persona seria, no? Mai una polemica, grande professionista, questa è la cosa migliore per te, no? Giusto, migliore, ma quello non si può sentire, mi sa, altre parole, quello è migliore per un giocatore, perché ero sempre così, ero un professionista, sicuramente se i tifosi vedono quello che faccio dentro campo e fuori campo, sicuramente con onore che prendo. Sei affezionato all'Italia? Scusa? Ti sei affezionato all'Italia? Sì, sì, c'ho il cibo e il tempo. Si può dire che giocherai ancora? Tornerai ancora? Ancora non lo so. Prima abbiamo parlato, mi sa, 2 mesi fa con il mio procuratore, e io ho detto che non voglio sentire niente, che voglio finire bene e dopo ci parliamo. Adesso ci vediamo in qualche giorno, e mettiamo tutto sul tavolo e dopo scelgo. Ma lo Tito prova a trattenerti, a dirti dai, resta con noi. Zero. Saresti rimasto? No, devo che non hanno parlato con me, quindi... Però il tuo sguardo sembra come se tu magari avresti voluto pensarci, no? Rimanere. No, ma se lo so, se sei una società, mica decido io che voglio andare via. Senti, questo rapporto con la gente, no? Tu hai vissuto tanti anni nella Lazio, ecco, credo che si potesse fare qualcosa di più per risanare questa distanza con la gente, questa critica, un consiglio da Lazio per poter riavvicinare il tifoso. Quella domanda non ho capito. La distanza che c'è con il tifoso, questa spaccatura che hai vissuto anche tu, tifoso della Lazio, della società, c'è un consiglio che ti senti di dare alla Lazio, alla società? Un consiglio mio? No, tutti i consigli che faccio io ho sbagliato sempre, meglio non fare. Miro, chi potrebbe essere? L'ultima. Ma sono tanti in giro.